Buongiorno a tutti, benvenuti sul nostro canale, io sono Giuseppe. Oggi ci avviamo con una prima serie di tutorial di Cinema 4D e Corona Render. Halloween si avvicina e creeremo una scena a tema. Iniziamo da questa zucca. Questa zucca l'ho modellata in una giornata, quindi è frutto di numerosi tentativi, numerosi errori e numerose sperimentazioni. Poi andrà inserita in una scena più grande di Still Life che metterò in download. Avrete tutti i link sotto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un like e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate. Basta, partiamo subito con la modellazione. Per realizzare la nostra zucca partiremo da un inside che avrà side 30, quindi abbastanza lati. Il raggio iniziale è molto grande, lo andiamo a rimpicciolire, facciamo sui 5. Con esse ci avviciniamo, creiamo un loft dove andremo a inserire il nostro inside e subito un connect che servirà per alleggerire la nostra forma. Andiamo, iniziamo a creare la nostra zucca. Saliamo ancora. Iniziamo a stringere la base. In caso velocizzerò questa parte in modo tale che non vi possa ammorbare con la mia voce né tantomeno dicendo fesserie, quindi andiamo più veloci. Molto importante, dobbiamo togliere la suddivisione per segmenti in modo tale da avere un oggetto a sua volta più leggero, ma aumenteremo le suddivisioni del loft. Quindi metteremo il loft a 50, suddivisioni U, suddivisioni V a 100, e gli isoparametri li lasciamo a 10. Continuiamo con la nostra zucca. Ok, diciamo una forma di base come questa può andare. Adesso andremo a inserire il nostro connect in un suddivisore. Ok, abbiamo la nostra superficie abbastanza complessa, la quale adesso andremo ad applicare tutta una serie di deformatori che creeranno la nostra zucca. Iniziamo aggiungendo i nostri deformatori. Il primo deformatore che andremo ad aggiungere è un displacer. Displacer che andremo a posizionare sotto il connect. Daremo un height bassa, 1.4-1.5, caso modificabile successivamente. Iniziamo ad aggiungere i nostri shader. Sono parecchi, li andremo a mettere dentro un layer. Io per comodità li ho già salvati, quindi li caricherò e li andremo ad analizzare singolarmente. Il primo shader che andremo a mettere è un tiles line 1, dove andremo semplicemente a cambiare i colori mettendo il growth color nero e gli altri tre colori in bianco. I valori, ripeto, frutto di numerosi tentativi e sperimentazioni, sono questi qui che potete vedere: growth 0, BV width 100%, orientamento V, quindi invertiamo l'orientamento in V, global scale 50, gli altri valori restano invariati. Il secondo shader invece che andremo a caricare è un noise che andremo ad abbassare l'intensità a 50%. Entriamo dentro il nostro noise e vediamo che si tratta di un noise di base, noise normale, dove abbiamo semplicemente cambiato la scala relativa, 33, 2, 55, 100 rimane invariato, e
sono intervenuto sul low clip abbassandolo al 24% per dare più contrasto. Terzo shader che andremo ad applicare è un altro noise 2. In questo caso metteremo in darken è questo noise. Siamo intervenuti sul global scale e abbiamo lasciato invariati gli altri settaggi. Quarto shader, un altro noise che in questo caso andremo a mettere come metodo di diffusione screen abbassandolo al 64%. In questo caso abbiamo scelto un noise fire. Le ottave in questo caso le ho lasciate a 5, volendo in altri shader le ho aumentate a 20 come vedremo successivamente, le posso aumentare anche adesso semplicemente aumentando le ottave. Noi andremo a dire al programma di far vedere molti più dettagli dello shader che stiamo applicando. Potrete anche cambiare il seed a piacimento per avere più movimento, un movimento diverso. In questo caso ho abbassato l'high clip a 50%, sempre per avere più contrasto. Vi ripeto, tutto quanto frutto di molti tentativi, di conseguenza veniva più comodo mostrarvi più che come si creano questi shader, che suppongo sappiate fare, piuttosto capire come sono stati applicati, quindi con i metodi di diffusione, per creare appunto questo effetto di rugosità nella nostra zucca. Quinto shader, un gradiente. Ho applicato un gradiente mezzo metodo di diffusione multiply. Andiamo a vedere all'interno del gradiente. Ho creato questa sfumatura, un metodo di tipo di proiezione 2DU. Ho aumentato la turbolenza a 82, anche qui possiamo aumentare le ottave a 20, come avete visto si intravedono più dettagli e la scala è rimasta invariata. Ultimo shader, un altro tiles 2, che andremo a mettere come metodo di diffusione hard light, come opacità 32%. Questo tiles 2 è lo stesso del tiles 1, ho cambiato global scale al 25%, grow sempre a 0, reveal a 100%. La nostra zucca inizia a prendere forma. Adesso passiamo a aggiungere altri deformatori. Continuiamo ad aggiungere i nostri shader deformatori, i nostri deformatori, e aggiungiamo un band. Fit to parent per averlo centrato sul nostro oggetto. Come potete vedere dal risultato finale, la zucca è piegata, segue quasi una S, diciamo, molto delicata. Quindi vediamo come piegare questa zucca. Lasciamo limited, in quanto adesso andremo a intervenire con due band. Il primo mettiamo a meno 20 e lo abbassiamo in modo tale che sia applicato soltanto su questa parte. Il secondo invece gli diamo un 44 e lo alziamo in modo tale che la nostra zucca appunto abbia questa specie di S sinuosa. Entrambi dovranno mantenere la length x-axis, quindi non smostrare la nostra forma, e andremo ad aggiungere anche
un deformatore twist. Twist fit parent e andremo a dare un angolo di, se ci piace, 29. Possiamo aumentarlo comunque a dismisura, farci fare rotazioni. Io mi sono trovato bene con 29, anche di meno, anche 26. Non troppo, insomma. Diciamo che la nostra forma inizia a delinearsi. Può sembrarvi molto rugosa, ma vi garantisco che piano piano assomiglierà sempre di più a questa qui. Per migliorare la nostra forma, ovviamente possiamo lavorare sui nostri inside. Il primo lo lasciamo dov'è. Possiamo lavorare su tutti gli altri, quindi migliorandone la forma, migliorandone la sinuosità. Incavo qua giù, aggiungendone addirittura un altro, scalandolo. Lavorando sul displacement, muovendo sul displacer, addirittura il tiles. Lavorare in questo modo, essendo tutto quanto procedurale e tutto quanto reversibile, per fortuna non abbiamo problemi di non reversibilità. Adesso andremo a creare il nostro cappello, il cappuccio della nostra zucca, duplicando la zucca. Spegnere momentaneamente i deformatori, lasciando attivo il commit e togliendo regolarci, riattiviamo e andiamo a creare il nostro cappello. Ovviamente con i deformatori risulta più difficile. Creiamo il nostro cappello, disattivo la visione in ground shading line in modo tale da avere una visione migliore. Andiamo a stringere la nostra forma. Fit to parent del twist, in quanto è molto importante, anche il band fit to parent. Spostiamo il pivot alla base in modo tale da avere più possibilità di centrare l'oggetto, la nostra zucca. Lavorando sempre sugli inside, andiamo a creare il nostro cappello. La zucca. Ovviamente ognuno è libero di scegliere la forma che più aggrada, ripeto, tutto quanto modificabile e reversibile, di conseguenza non c'è il rischio di incorrere in errori che non possono essere modificabili.
nostra zucca, possiamo sempre cercare di migliorare la forma. Ripeto, basta andare nel displacer, nella curva, diminuire, aumentare in questo caso 0,6, può funzionare. Direi che la forma è abbastanza organica, adesso possiamo partire con la texturizzazione della nostra zucca. Bene ragazzi, allora iniziamo la texturizzazione della nostra zucca. Io per comodità, avendole già fatte, ho importato i miei materiali. In quanto essendo molto complessi, ci metteremo veramente tanto a ricrearli, quindi vi mostro come sono stati fatti. Comunque potrete alla fine scaricare il progetto e studiarli approfonditamente. Ho creato due tipi di materiale per la zucca che alla fine ho fuso in un layered material, mentre uno è stato creato per il top, per il cappuccio, per il cappello della nostra zucca. Iniziamo dal primo materiale creato per appunto la nostra zucca. Nel canale diffuse ho creato un layer material, un layer dove ho applicato una serie di shader. Inizialmente ho creato un colore con questo RGB 199, 161, 92, al quale ho sovrapposto, moltiplicandolo con un'opacità del 55%, ripeto, frutto di numerosi tentativi e numerose sperimentazioni, il risultato finale. Dunque, quello che vi sto facendo vedere è un lavoro molto impegnativo. Comunque continuiamo, ho applicato questo noise con due colori, 71, 65, 49, anche qui un altro colore un po' più chiaro, con un noise electric e le ottave a 20, come vi dicevo prima, che serviranno a far vedere maggiori dettagli nel noise. Ho scalato per l'altezza il nostro noise e ho lasciato gli altri parametri invariati. L'ho moltiplicato al 55% e ho sovrapposto al primo noise un gradiente messo anch'esso in moltiplica al 78%, dove ho creato un gradiente di rossi e gialli utilizzando una proiezione 2D U, dove sono andato a intervenire sulla turbolenza, aumentandola al 29%, aumentando al massimo le ottave, lasciando invariati gli altri parametri. Infine, in cima agli altri shader, ho messo un altro noise in maniera overlay al 60%, sempre con due colori, lasciando invariato il noise iniziale, con una scala globale ridotta al 39% e ho aumentato in altezza al 134. Gli altri parametri sono rimasti invariati. Per la riflessione ho aumentato il Fresnel a 1.77, pronuncia giusta, corretta. Mentre per il glossiness, che sarà appunto lo shader che ci consentirà una riflessione ottimale sulla nostra superficie, ho utilizzato un altro gradiente, in questo caso in scala di grigi, aumentando anche qui la turbolenza, le ottave e la scala. Inoltre ho modificato il seed, che è la casualità della ripetizione della texture, in questo caso a 3, ma potete sempre scegliere quello che volete, dipende dal gusto personale. Nel bump molto alto, 140, ho messo un noise con un displacer Voronoi, aumentando le ottave e diminuendo la scala globale, e lavorando con il low clip, aumentando al 32% per far uscire di più i dettagli. Il displacement, che è l'arma a nostra disposizione per creare una vera texture realistica, è la parte più complessa. Di conseguenza, qui ho creato un tiles di superficie, uno shader tiles col pattern line 1
invertendo l'orientamento da U a V, in modo tale di averle in verticale. Ho ridotto la crescita a 4 e ho aumentato il VBIL al 100%. Scala globale al 50, ho scalato al 200%, questo è al 201, ma potrei stare a 200, e ho invertito i colori mettendo nero al primo posto col grow color e tutti i tiles in bianco. E sarà lo shader che ci consentirà di avere appunto questo tipo di bombatura sulla nostra zucca. Ho sovrapposto in multiply un gradiente, anch'esso formato in scala di grigi in 2DU, e ho aumentato le ottave e la scala. La turbolenza in questo caso l'ho aumentata al 100% per consentire appunto queste scanalature nella nostra zucca. Volevo rendere appunto la nostra zucca molto ruvida, molto corposa. Continuiamo a osservare i nostri shader. In overlay un altro gradiente, in questo caso con una gradazione di grigi leggermente più chiara e una scala diversa in overlay, e infine un noise in multiply, aumentando sempre le ottave, il display per noi, diminuendo la scala e lavorando con il low clip. Questo è il primo materiale. Il secondo materiale l'ho ricavato dal primo, quindi diciamo che più o meno i parametri sono rimasti invariati. Qui ho cambiato i colori dei gradienti, mettendo dei colori un po' più terra di siena bruciata, in modo tale da poterli poi unire, fondere nel layer material e non avere una superficie colorata uniformemente. Nella riflessione anche qui ho modificato leggermente le tonalità di grigio per avere delle riflessioni diverse sulla superficie, e il displacement in questo caso ho modificato mettendo uno ZADA, scalandolo verticalmente, lavorando sul low clip e continuando con altri tipi di displacer per ottenere la superficie che visivamente poteva essere allettante. Infine, ma non più meno importante, ho creato un layer material dove ho applicato il pumpkin iniziale come materiale di base e un pumpkin 2 con una maschera di livello, ZADA in questo caso, aumentando sempre verticalmente la scala e lavorando con il low clip per ottenere un contrasto maggiore. Andiamo ad applicare alla nostra zucca il materiale e vedremo che già anche la preview che Cinema ci dà è abbastanza corposa, abbastanza movimentata a livello di colori, a livello di granulosità della texture, e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Stessa cosa con il cappello, ricavata sempre dalla prima texture iniziale. Anche qui ho cambiato i colori virandoli sul verde. In questo caso manca la texture di riferimento, è Brown Mud Leaves, adesso lo andremo a recuperare dal nostro texture. In questo caso ho applicato una texture per comodità e ho lavorato con un filtro sulle proprietà della texture per renderla più scura in alcuni punti, più chiara in altri, e quindi anche qui movimentare le riflessioni della punta della zucca. Il displacement infine, un gradiente semplicissimo applicato in 2D star, aumentando la scala e aumentando la turbolenza. Le ottave sono a 5, ma possiamo sempre aumentarle a 10 avendo maggiori dettagli, ma in questo caso, siccome è di minor rilevanza l'oggetto in questione, possiamo lasciarle a 5 per semplificare il calcolo. Andiamo ad applicarlo nuovamente, per la prima volta, al top.
facciamo partire un render di prova. Di render corona, mettiamo la camera, per comodità io metto la mia interfaccia con la camera, tip del giorno, io utilizzo sempre un colore per le bande laterali che non mi fanno perdere la vera inquadratura della camera, di conseguenza posso vedere se lascio qualcosa fuori dall'inquadratura. Mettiamo una camera, mi avvalgo di un preset in Corona Studio Tool, potete trovarli in rete, ce ne sono tantissimi gratuiti, io in questo caso utilizziamo questo, dobbiamo aprirlo. Switch fatto con una vecchia versione di Corona, questa è una piccola preview di come verrà la zucca. Ovviamente io ho migliorato tantissimo i dettagli nel render finale, che appunto vedremo successivamente, però una piccola preview adesso la possiamo vedere. Stoppo l'interactive render, vi dico sin da subito che io alla fine modellazione ho aumentato le suddivisioni a 5, le suddivisioni del render, di conseguenza il calcolo è stato molto complesso, non è per computer deboli di cuore, deboli di RAM, deboli di processore. Niente di impossibile per un computer almeno con un i7 e con 32 GB di RAM, però vi invito a tenere in considerazione che per ottenere una buona texture procedurale, soprattutto basata sul displacement, è necessario aumentare le suddivisioni. Pareri differenti, pareri discordi, fatemi sapere nei commenti, così potremo affrontarli insieme in caso migliorare i prossimi video, migliorare la modellazione. Per quanto riguarda la nostra zucca è tutto. Adesso passiamo a un secondo oggetto da modellare, che è appunto questa cassetta della frutta in cui andrò a inserire la nostra zucca per creare questa scena di still life stile Halloween. Ok ragazzi, continuiamo la nostra modellazione, adesso creiamo la nostra fantastica e rovinatissima cassetta della frutta. Inizieremo da un cubo molto stretto. Più alta, questo nostro listello della cassetta della frutta è ancora troppo largo. Potremmo mettere
considerando che ho utilizzato delle altre scale nel progetto finale. Un centimetro. Andiamo ad applicare adesso un displacer. Aumentiamo le suddivisioni. Displacer molto basso, in quanto successivamente andremo a modificare anche la ripetizione dei cloner. Un shader noise, in questo caso ho utilizzato il Naki. Ho scalato globalmente per dare giusto qualche inclinazione al nostro oggetto e, lavorando sull'high clip e sul low clip, bene, in questo caso in altezza possiamo anche aumentare le suddivisioni portandole a 100 e anche per il segmento Z 80. Non preoccupatevi di queste della forma, perché è quello che a noi serve, una forma molto contorta. Poi con il displacer della texture andremo a migliorare queste piccole imperfezioni. Creiamo il nostro clone. Velocizzerò questa parte perché è un po' noiosa. Bene, abbiamo creato la forma grezza della nostra cassetta della frutta. Possiamo anche avvicinare un po' queste nostre pistelli. Ovviamente ognuno è libero di personalizzarla come vuole. Io adesso vi sto facendo vedere una delle mille tecniche di modellazione. Se ne conoscete di migliori, ditemelo, fatemelo sapere nei commenti. Se non vi piace, ditemelo. Insomma, ditemi tutto quello che pensate. Sulle listelle di dietro potrei intervenire ancora con un random per modificarne non la posizione, bensì la scala, in questo caso l'asse X. Però avendolo girato dal clone dell'asse Z, quindi possiamo mettere un 0,15. Come potete vedere, i listelli sono più distanziati e dà un'idea un po' più realistica di come potrebbe uscire una vera cassetta della frutta. Detto questo, possiamo accostare la nostra zucca lateralmente, caso farla uscire un po' fuori in modo tale che la luce possa colpirlo. E adesso passiamo in Marvelous, esportando un cubo avente la forma della nostra cassetta, per creare una specie di tessuto, un canovaccio da mettere in quest'angolo e quindi coprire leggermente la nostra zucca per creare la luce proveniente da destra un'ombra morbida. Bene ragazzi, eccoci in Marvelous. In Marvelous andremo a importare il nostro BJ
della finta cassetta che ho creato. È una semplice scatola con le forme della nostra cassetta. Creiamo il nostro tessuto. Anche qui, frutto di numerosi tentativi, il risultato finale, io adesso orientativamente vi farò vedere gli step che ho seguito, ma ripeto, è frutto di numerosi tentativi, quindi continuiamo. Dividiamo il nostro panno in tre sezioni. Volevo dare più movimento, di conseguenza ho creato queste pieghe che poi andranno a accavallarsi in un risultato finale abbastanza decente per quello che volevo ottenere. Andiamo via all'animazione. Prima mi fa un folding. Ok, quindi andremo a coprire quest'angolo in alto a destra con questa pezza. Una volta creato il nostro panno, elimino le suddivisioni, do di nuovo via all'animazione in modo tale da stendere per bene le pieghe. Si può scegliere il materiale che più ci aggrada, chiffon, caso tenderà ad allungarsi piuttosto che un cotone qualunque, tenderà a ritirarsi ad avere meno pieghe. Una volta fatto questo, selezioniamo il nostro oggetto, esportiamo il selezionato direttamente e ritorniamo in cinema per vedere come applicare questo panno, applicare a questo panno una texture. Ritornati in cinema, questa è la scena finale dove abbiamo i nostri tre elementi. Andiamo a creare la texture del legno della nostra cassetta. Ho applicato una texture di un legno rovinato, abbastanza rovinato, e sono intervenuto sul contrasto, sulla saturazione, sugli altri parametri con un Corona Color Correct per scurirlo maggiormente e far risaltare i dettagli. Nella riflessione ho applicato la stessa texture con un filtro, desaturizzandola e lavorando di low clip e high clip per far uscire dei dettagli e scurirne altri in modo tale da creare una riflessione disomogenea e tipica di un legno usurato. Nel bump ho inserito il round edge per smussare gli angoli e risolvere il problema degli angoli appuntiti visti in precedenza, e aggiunto un noise come bump al 25%, electric scalato al 72%. Come displacement ho utilizzato invece un'altra texture, ve la faccio vedere, un'altra texture lasciandola invariata, mettendo 0,69 e meno 0,15. Applicata al nostro legno in UV mapping. Ho creato una stanza, un semplice cubo. A questo cubo ho applicato una texture al pavimento e una texture al muro. Ve la faccio vedere, ma è una semplicissima texture, anche qui col Corona Color Correct.
andato a scurirla leggermente per creare un ambiente cupo. Stessa cosa in riflessione. Un banco concrete molto leggero e un displacement anche qui, lavorando con il contrasto, rendendo la saturazione low clip e clip. La stessa cosa per il muro, stessa identica texture, semplicemente scurita maggiormente. Ho applicato due pannelli, uno a destra e uno superiore. Adesso vi mostro. Faccio vedere da qui. Ce n'è anche un terzo a sinistra, ma molto 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 lieve. E ho applicato tre corona light, in questo caso light material, con una serie di gradienti che possano aiutarmi poi nella gestione della luce, anche se come sempre andremo a inserire tutti i settaggi nel multipass con tutte le luci selezionate, in modo tale da poterle gestire direttamente nel VFB di Corona. La nostra scena è pronta. La camera è una semplice camera, ho semplicemente aumentato l'apertura focale a 50. I settaggi non sono neanche troppo alti, 1500, si può mettere anche 2000. Ripeto, la scena è molto complessa con tantissime suddivisioni, soprattutto la zucca e il fabric. Il fabric, vediamo il materiale, è un materiale semplicissimo. Due colori, un Fresnel utilizzato con sistema fisico, un Yoram 1.45. Un'opacità di una maschera, diciamo, per dare appunto una leggera trasparenza a questo tessuto. Il bump, molto importante per dare rilievo a questa pezzetta che abbiamo buttato qua sopra, e il displacement 09, in questo caso ho utilizzato una mappa con queste grinze che ci daranno l'idea appunto di un materiale leggermente spiegazzato, leggero, non molto pesante, allo 0,9%, 0,9 cm. Il nostro render è pronto. Alla fine ho diminuito lo screen size del displacement ad 1 per aumentare la qualità del displacement, lasciando tutti gli altri parametri invariati. High quality di the noise, noise level limit 3. Renderizziamo e vediamo che cosa viene fuori. Bene ragazzi, chiudiamo il tutorial con l'immagine post prodotta. Ho lavorato leggermente sulle intensità di luce e dei contrasti per dare maggiore risalto ai dettagli. Per questo tutorial è tutto. Vi lascio qui in descrizione tutti i link utili e necessari, compreso quello per il download. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto quali argomenti vi piacerebbe approfondire nei prossimi video. Non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio, alla prossima, ciao!